Del Monte Tara, il direttore della Federazione Europea per la Tutela della Natura e i Parchi Nazionali, Edkin Clark, ha detto che così si immagina il paradiso sulla Terra. Secondo una leggenda slava, il nome ricevette secondo il dio Tar, che arricchì con le bellezze naturali questa località. Nella Serbia occidentale, al confine con la Bosnia ed Erzegovina, sotto densi boschi tagliati qua e là da pascoli e prati, si trova un dono molto ricco della natura che occupa la superficie di 20.000 ettari. Questo regno di natura intatta è il Parco Nazionale Tara, in cui un posto speciale nel mondo vegetale occupa l'alta e snella regina conifera, endemice dell'Europa, abete rosso di Pančić. Questa reliquia terziaria, con la presenza limitata nella parte occidentale della Serbia, fu scoperta e descritta per la scienza dal padre della botanica serba, Josip Pančić. Il fossile vivente, come la chiamano, che può raggiungere l'altezza anche di 40 metri, è l'endemice più bella e famosa tra le 20 specie, quante si possono trovare a Tara. Fra l'altro, il Parco Nazionale è un tipico territorio boscoso che, per la natura intatta e la varietà della flora e della fauna, fa parte dei territori boscosi più ricchi sul vecchio continente. Di una quarantina di comunità boscose, la più presente è quella di Ginepro, ma bisogna menzionare anche l'ornello, il carpine o la quercia balcanica. Un altro simbolo del Tara, questa volta nel modo animale, è l'endemice locale la cavalletta di Pančić. Sui versanti del monte sono situate le dimore temporanee o permanenti di 130 specie di uccelli. A 1591 metri sopra il livello del mare si trova la cima più alta, Kozji Rid, spesso sorvolato dalle aquile e dai falchi. Eppure l'orso è il sinonimo del Monte Tara. E i cacciatori affermano che ci sono esemplari grandi anche 2,5 metri e pesanti 300 kg. Un quarto di secolo fa il Monte Tara fu proclamato parco nazionale, non soltanto per un mondo animale vegetale unico, ma anche perché è un territorio materiale con le tracce dei tempi passati, dalla preistoria attraverso il periodo antico e romano alla cultura bizantina. Il monastero, Rača e le necropoli sono patrimoni serbi medioevali. Lì si possono trovare anche casolari fatti di legno come esemplari dell'edilizia popolare tradizionale. Mettendo il Monte Tara sotto la tutela, il parco è stato protetto dalle ondate della commercializzazione ed è un vero paradiso per il riposo dei turisti di tutte le generazioni. I più giovani nel borgo Mitrovica trovano il proprio regno per il gioco e l'amicizia.